presentato a Teramo il progetto Abruzzo Regione del Benessere, finanziato dalla Regione Abruzzo e attuato dall'ARTA regionale in collaborazione con l'Ateneo Teramano. Il programma si pone come obiettivo quello del potenziamento e della creazione di nuovi strumenti per il miglioramento della qualità di vita degli abruzzesi. ARTA e Università di Teramo stringono così un patto tecnico-scientifico per elaborare la futura transizione ecologica del territorio. È un progetto molto ampio, insomma, anche dal nome Abruzzo Regione del Benessere, e l'università è un partner importante e anche un elemento di coordinamento all'interno del progetto stesso. Dicevo, il progetto è molto ampio perché va dagli aspetti legati alla salute pubblica, ma soprattutto all'ambiente e al benessere, sia organizzativo che al benessere della persona. Quindi ovviamente la sostenibilità è uno degli aspetti principali, ma ovviamente l'alimentazione, così anche l'organizzazione, ma anche gli aspetti economici, come possono risentire di queste azioni intraprese. Il manager del benessere nell'ambito della più ampia progettualità Abruzzo Regione del Benessere sarà un professionista attento e preparato, formatosi anche attraverso le competenze dell'Università di Teramo, che sarà in grado di tradurre i principi astratti della qualità della vita in Abruzzo sotto gli aspetti ambientali, ma arrivo a dire turistico-ricreativi, ma anche del benessere inteso come adozione di buone pratiche. Dicevo, sarà un professionista attento e preparato che potrà diffondere nei luoghi preposti e attraverso le modalità che andremo a verificare di volta in volta questo messaggio. In Abruzzo si sa, si vive bene, scarso inquinamento, buona alimentazione e numerosi sono i centenari. Il progetto Abruzzo Regione del Benessere si pone tra gli altri anche l'obiettivo di realizzare una banca dati per studiare il metabolismo di questi abruzzesi, forti e gentili.